Visto che purtroppo abbiamo poi tutta la giornata davanti, c'è il future del DAX che purtroppo potrebbe incidere in maniera importante perché sta ballando su quella che prima era la resistenza importantissima, fondamentale di 13.608 e adesso ci siamo appena appena sopra, ma venendo dall'alto, quindi potremmo ributtarla giù e questo quindi potrebbe un pochettino poi andare a influire in maniera un po' particolare su tutti i future, quindi preferisco a questo punto allora andare più su uno strumento, in questo caso appunto una commodity, il WTI, il crude oil, perché l'operatività che ho trovato, che propongo, in fondo sposa quello che è il trend principale, che poi dovrebbe essere il concetto che ci deve accompagnare in ogni operazione, sia di breve che di lungo, cercare comunque di essere in armonia con il trend principale. Per cui io propongo, ovviamente questo è sul future più immediato, più liquido, quindi il future di dicembre, propongo uno short, un sell, casomai se tornasse ancora un pochino più in su a riprendere il livello orizzontale dove ha attaccato la discesa ed è 90,58, quindi un ingresso lì avrebbe il vantaggio di avere uno stop relativamente, almeno per questa materia prima, insomma, che sappiamo quanto è volatile, molto piccolo, perché avremo uno stop a 91,34, quindi alla fine anche inferiore all'1%, ma avremo un target, in realtà il target potenziale sarebbe ben più ampio, però insomma, cioè, a meno che non chiudano tutte le fabbriche oggi e che dichiarino il lockdown mondiale, insomma, la vedo difficile che possa arrivare già per oggi al target di 82 qualcosa. In realtà mi limito per oggi a un target molto più accettabile di 87,17, quindi in realtà avremo uno spazio, abbiamo uno stop scarso dell'1% per un profit quasi del 4%, per cui insomma un risk reward 1 a 4 assolutamente possibile e accettabile, quindi anche potremmo scegliere, permetterci il lusso anche di scegliere una leva non troppo alta, in modo che se anche dovessimo sbagliare, cosa possibilissima chiaramente, non va ad incidere più di tanto su quell'ottima performance che stanno facendo i miei colleghi, che non per niente si chiamano squadra azzurra. Qualche cosa vorrà anche dire, no?